Gentili telespettatori, buona giornata. Parlamento dell'Unione Europea, 14 italiani ai vertici delle commissioni europarlamentari. Quindi sono 20 le eurocommissioni, più 4 sottocommissioni permanenti. Gli italiani nei posti di vertice sono in tutto 14, di cui 2 presidenti dell'opposizione in Italia. 7 vicepresidenze vanno a Fratelli d'Italia, nessun esponente dei patrioti per l'Europa è stato eletto perché gli altri gruppi hanno applicato un cordone sanitario, cioè hanno fatto di tutto per escludere quelli che vengono definiti estremisti di destra, tra cui fa parte Salvini e la Lega. Pertanto 14 italiani nei posti di vertice. Antonio De Caro del PD è presidente della Commissione Ambiente e Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla sottocommissione per le questioni fiscali. Nella seconda metà della scorsa legislatura l'Italia aveva 2 presidenze, la Econ con Irene Tinagli del PD e la AFCO con Salvatore De Meo di Forza Italia. Qui si aggiungevano 8 vicepresidenti, erano 10 in tutto. Oggi comunque salgono a 14. L'Italia al secondo posto nel numero di cariche nelle commissioni europarlamentari dopo la Germania, che è al primo con 6 presidenti e 11 vicepresidenti. Seguono la Spagna con 3 presidenti e 7 vicepresidenti e la Polonia con 3 presidenti e 6 vicepresidenti. La Francia si ferma a 8 con 2 presidenti e 6 vicepresidenti. I 30 deputati di Rassemblement National, si dice così, fanno parte dei patrioti e dunque viene applicato loro il cordone sanitario. Quindi si parlava di Italia esclusa, Italia isolata, in realtà non lo è stata. Perché? Perché l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, ha il diritto di veto e poi io ne sono convinto, mia convinzione, non è una notizia, ma è una mia convinzione, che la Meloni abbia preso degli accordi con la von der Leyen, accordi che non verranno mai fuori, ma sono convinto che ci sono stati degli accordi, diversi giornali ne hanno parlato, di destra, di sinistra, ci dovrebbe essere stato un accordo del tipo io Meloni ti faccio votare da 10 di Fratelli d'Italia a europarlamentari su 24 in modo che hai un aiuto perché io ufficialmente voto contro di te perché io devo essere coerente mai con la sinistra, però ti aiuto sotto banco. Questo viene fatto nell'interesse dell'Italia, perché prendere un accordo con la nuova presidente dell'Europa, come dire io sono con te ma ufficialmente no, viene fatto esclusivamente nell'interesse dell'Italia, perché la Meloni sfrutterà questo legame con la von der Leyen per continuare a fermare le partenze grazie ai soldi che la von der Leyen e l'Europa hanno tirato fuori con Libia e Tunisia. Chiaro, no? Almeno per me è chiarissimo. Poi l'ufficio di presidenza di una commissione va a Fratelli d'Italia. Il presidente è un massimo di 4 vicepresidenti, è eletto per un mandato di 2 anni e mezzo. Le commissioni si occupano delle proposte legislative, proposte di legge, nominano squadre negoziali per condurre colloqui con i ministri dell'Unione Europea, adottano relazioni e organizzano audizioni e controllano altri organi e istituzioni dell'Unione Europea. Fratelli d'Italia, che è la prima delegazione dell'ECR con 24 deputati, è il terzo partito all'Europarlamento. Ha ottenuto 7 vicepresidenze.
Alberico Gambino, Affari Esteri, Elena Donazzani, Industria, Ricerca ed Energia, Pietro Fiocchi all'Ambiente, Mario Mantovani, Affari Giuridici, Giuseppe Milazzo alla Pesca, Francesco Ventola, Sviluppo Regionale. Gambino è uno dei vicepresidenti anche nella sottocommissione Sicurezza e Difesa. Sono stati poi nominati anche i coordinatori del gruppo ECR: Carlo Fidanza in Agricoltura, Chiara Gemma in Occupazione e Affari Sociali, Lara Magoni in Cultura e Istruzione, Dennis Nash in Sviluppo Regionale, Daniele Polato in Commercio Internazionale e Ruggero Razza in Sanità Pubblica, Giovanni Crosetto, vice coordinatore in Affari Economici. E poi abbiamo le nomine nel PD, dove c'è un presidente che è De Caro, alla Commissione Agricoltura, e quattro vicepresidenze: Giuseppe Lupo ai bilanci, Giorgio Gori Industria, Ricerca ed Energia, Matteo Ricci Trasporto e Turismo, Alessandro Zan Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, Brando Benifei coordinerà il commercio internazionale e sarà presidente del monitoring gruppo per implementare l'intelligenza artificiale. Nardella sarà coordinatore all'agricoltura, Bonifei guiderà anche la delegazione dell'Unione Europea, Stati Uniti. Forza Italia, con 8 deputati, è la quinta delegazione nel PPE e ha pesato nella distribuzione degli incarichi. Caterina Chinnici è stata eletta vicepresidente della Commissione per il controllo dei bilanci, Herbert Dorfman della SVP, che chiede nei popolari, sarà coordinatore del PPE in Commissione Agricoltura. Forza Italia avrà la presidenza di 2 delegazioni, quella Unione Europea-NATO con Salvatore De Meo, Unione Europea-Asia con Giusy Princi, e poi Movimento 5 Stelle, Europa Verde. Movimento 5 Stelle, dopo una legislatura senza gruppo, ora è entrato nell'EFT e ha ottenuto la presidenza della sottocommissione per le questioni fiscali con Tridico. Cristina Guarda di Europa Verde è vicepresidente della Commissione per le petizioni. Sono rimasti fuori comunque la Lega e i Patrioti per l'Europa, ne parleremo nel prossimo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.